Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Incominciamo subito vedendo il calendario delle partite di oggi. Oggi finiamo novembre e ci apprestiamo a dicembre, dove sono tante partite che però ecco non sono di fondamentale importanza. Infatti quella col Grasshopper, ragazzi, la andrò a simulare. Oggi sarà intenzionato quindi di fare tre partite con il Sunderland, con il Newcastle e di simularle in Capital One Cup contro il West Ham Bromwich. Poi vediamo, però penso di simularla questa sicuramente. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo avanti con la nostra simulazione. Ragazzi, si è fortunato Liam Cooper, peccato. 6 settimane, non sono poche, deve stare fermo un mese più o meno, cioè poco più di un mese. Partita contro il Sunderland, in classifica, eh? 12esimo, a metà classifica, insomma. Andiamo a giocarla, giochiamo da loro. Dunque ragazzi, questa è la formazione che sfiderà il Sunderland Stadium of Light. Sarà Sayuba, Romagnoli, Hoffman, Watton e Taylor, Arslan, Dunsha, Mowat, Mopai, Adebayor e Byram. Forza ragazzi, andiamo a vincere questa partita. Bene, siamo qui, siamo in questo bellissimo stadio, lo stadio del Sunderland, lo Stadium of Light. Guardate quanto è bello. Veramente bello come stadio, io non ci ho mai giocato. Cioè non ho... no, totalmente simulando, dicevo, virtualmente. Parte l'inno della Premier League, penso, ma sicuramente sarà del Sunderland. Tutto pronto. Partiti. Difo, il destro, il sinistro, Sayuba. Prima parata per Sayuba. Prova una per Dunsha. Dunsha si allunga troppo, messo giù. Cos'è? Rigore, calcio di rigore al 45esimo. Praticamente la prima azione d'attacco, no, però quasi. C'è il fallo qui. La palla gli passa sotto e sì, c'è il fallo, assolutamente. Assolutamente. Andrà Mowat. Va Mowat! 1-0. Speriamo che si sblocca questa partita nel secondo tempo, perché è veramente noiosa, mamma mia. Terzo gol in campionato e terzo rigore per lui. Quest'anno stiamo solo da palle inattive per il momento, Mowat. Bene per Taylor. Taylor, c'è spazio. Col tacco, che palla! Arslan! Che gol! Diakhan Arslan! Col tacco, bravissimo qui. Poi la finta! Non tira, e con il destro brucia il portiere Pantillimon. Che pensai invece che la incrociassi, invece la metto sul primo palo. Doppio vantaggio quindi, con Diakhan Arslan che si sta rivelando veramente un acquisto fondamentale per questa squadra. Incanta, non parla più nessuno. Palla in mezzo, miracolo di Sayuba, che la palla, se non sbaglio, l'ha toccata lui, sì, prima. Bella qui lo stacco di stessi il portiere, che la palla poi per fortuna si stampa sulla traversa, ma bravo Sayuba, bei riflessi. Palla in mezzo, tutti questi corner sul primo palo che non vanno a frutto, attenzione. Sono scopertissimi loro. Palla per Byram e non riesce a tirare. Momento un po' confuso della partita. Ancora Jones, il cross, palla resta lì. Come rigore? Come fa a essere rigore? Cosa è successo più che altro? Non si è capito nulla. Perché rigore? Boh, qui il fallo, proprio vedere il fallo qui è veramente difficile. Boh, con questo sarà calcio di rigore. German Defoe. Parte Defoe! Traversa gol, che cazzo di gol! Un po' a nulla qui il portiere. A corsa di distanza il Sunderland. Si è anche riacceso lo stadio. Beh, i tifosi comunque, solo quando si segna. L'ha messa sotto la trassola sull'incrocio praticamente. Non la fare. In mezzo per Mopai per Dunsha. C'è tutto solo Adrian
che però non è... Ha servito bene, palla per Maupai! Maupai! 3-1 Leeds! 3-1 Leeds, la partita finisce qui molto probabilmente. Adrian che ormai è diventato proprio uomo assist, si cross in mezzo, sono tutti preda dei nostri giocatori. E sigla finalmente Maupai il suo secondo gol con la maglia del Leeds. Suo piattone sinistro il Maupai. 3-1 per noi. Già sbagliamo qui. Finisce qui però. 3-1 per il Leeds. Bella partita nel secondo tempo soprattutto. Il primo tempo molto noioso. Altra vittoria per noi ragazzi. Siamo un rullino veramente di vittorie. Anzi di non sconfitte soprattutto. Veramente micidiale. Siamo all'Elland Road ragazzi. Si sfidano qui Leeds United, Newcastle United. Niente, una partita... sulla carta non troppo facile. Abbiamo qui Remy Cabella, Cabella, come cazzo si dice insomma. Ho fatto molto turno ragazzi, non vi ho fatto della formazione perché non mi sembrava troppo importante oggi. È una partita comunque sia che possiamo anche permetterci di non giocare troppo bene. Pallona per Antinucci, Antinucci ci prova subito, palla buona per Mowat. Mowat per Murphy. Murphy. Pizarro. Palla buona per Pizarro. Pizarro. In mezzo per Antenucci, Antenucci indietro, niente da fare. Allargata per Sean Buckler. Sean Buckler. Sean Buckler benissimo, se ne va. Sean Buckler. Sean Buckler può caricare il destro. Non è un gran tiro, anzi, poteva fare meglio qui. Bravissimo qui Pizarro a chiudere. Proprio per Antenucci! Krull! Sorpreso qui Krull! Non si aspettava un destro così. Collo esterno di Mirko Antenucci. Si distende Krull. Qua ce la fa a passare. Un po' fortunato qui. Prova il dribbling. Indietro. Per Doncià. Doncià! Palla, scusate se saranno messi i comandi vocali, scusate. La palla esce di un nulla, Doncià. Peccato, peccato. Ma Mowat, palla resta lì. C'è il miracolo di Krull. Il miracolo di Krull, anche se la palla era da prendere sulle braccia del portiere. Peccato comunque. Il cross. Palla resta lì. Dov'è la palla? Finisce qui ragazzi. Altro pareggio casalingo. È un po' difficile da dire questi pareggi casalinghi. Diciamo che facciamo più fatica noi in queste ultime partite perché loro, cioè gli avversari in generale, tendono più a difendersi, noi troviamo un po' di più difficoltà ad aprire la scatola difensiva degli avversari e infatti viene il secondo pareggio consecutivo a casa, ma va bene lo stesso comunque. Ok ragazzi, per oggi finisce qui il video, ne farò domani tre partite, ma due perché comunque sia questa qui l'andrò a simulare. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao!